Allora, questo monologo si intitola Accetta il consiglio. Ho sempre saputo che ti passa davanti tutta la vita nell'istante prima di morire. Prima di tutto quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre, come un oceano di tempo, come un cielo infinito riempito di stelle. Ed ogni stella è un momento di vita, nostro per sempre. Loro, le stelle, sono lì e aspettano solo che il nostro sguardo torni a illuminarle, ogni volta con la stessa luce. Potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo. Sì, piuttosto incazzato. Ma è difficile restare arrabbiati quando c'è così tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme, ed è troppo. E il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi. E smetto di cercare di tenermela stretta, lei, tutta questa bellezza che scorre attraverso me come pioggia. E io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida, piccola vita. Non avete la minima idea di che cosa sto dicendo, ne sono sicuro, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete. Intanto tu, proprio tu, che mi stai ascoltando, ho qualcosa di importante da dirti. Godi di potere e bellezza della gioventù, non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. E credimi, tra 20 anni riguarderai quelle vecchie foto in modo che adesso non puoi nemmeno immaginare. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuterà quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate nemmeno per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fai una cosa ogni giorno che sei spaventato, canta, non essere crudele col cuore degli altri e non tollerare la gente che è crudele col tuo. Non perdere tempo con l'invidia, a volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga ed alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scorda degli insulti. E se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta via i vecchi strategoni. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 20 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco oggi ancora non lo sanno. Forse ti sposerai, forse no, forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai al tuo 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Cerca di conoscere i tuoi genitori, non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. E tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni più preziosi, quelli no, quelli rimarranno per sempre. Gira il mondo, vai a Parigi, vivi a New York, arriva a Buenos Aires, ma porta sempre con te le tue radici e nel cuore la tua terra. Mostrale riconoscenza, è lei che ti ha regalato la tua casa. Cerca di mangiare bene, usa tanto peperoncino e bevi tanto buon vino. In fin dei conti bisogna essere sempre ubriachi, sì, ubriachi, tutto qui, per non sentire l'orribile fratello del tempo che spezza la schiena e piega per terra le gambe. Devi ubriacarti senza tregua. Di cosa chiederete voi? Di vino, di poesia o di virtù? Come ti pare, ma ubriacati. Se hai intenzione di tentare qualsiasi cosa, fallo, ma fallo fino in fondo, altrimenti non cominciare. Non esiste sensazione altrettanto bella e sarai solo a ballare con gli dèi. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia.
dispensarli è solo un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare una mano di vernice sulle parti più brutte e riciclarlo più di quel che vale. Sii cauto nell'accettare consigli, ma per questa volta accetta il consiglio.